Esiste un dibattito sul fatto se il cane per natura sia un animale carnivoro o onnivoro. L'industria dei mangimi, i veterinari e gli esperti nutrizionisti hanno opinioni diverse sul tema. Inoltre, esistono molte varianti nell'alimentazione per cani, che può essere industriale o fatta in casa, cruda o cotta, secca o umida. Cosa mangiano i cani in natura? In questo video di Animalpedia cerchiamo di dare una risposta definitiva a questo dubbio, chiarendo se il cane è onnivoro oppure carnivoro, ovviamente basandoci su dati scientifici. Da non perdere! Da un punto di vista morfo-anatomico e fisiologico, le differenze esistenti tra i vari tipi di animali si centrano nell'apparato digerente e in tutto ciò che ad esso è relativo. Gli animali carnivori posseggono denti affilati che aiutano a smembrare la carne. Inoltre, non masticano molto, il giusto, affinché il cibo possa passare all'esofago. La posizione nel momento di mangiare è di solito in piedi con la testa rivolta verso il basso. Ciò favorisce il passaggio degli alimenti. Un'altra caratteristica che di solito hanno i carnivori, animali predatori, sono gli artigli. Prima di continuare, non dimenticare di iscriverti al nostro canale per non perderti nessuna curiosità sul mondo animale. Nella maggior parte delle case dove si convive con i cani, si tende generalmente ad offrire loro mangimi che gli forniscono una nutrizione completa ed equilibrata. Nel mercato esiste un'ampia gamma di mangimi per cani di diverse razze, stazze, età e patologie. Se prestiamo attenzione ed osserviamo le etichette nutrizionali, noteremo che la maggior parte di questi contiene un'alta concentrazione di carboidrati, fatto che può far credere che sia qualcosa di necessario per l'alimentazione del cane. I carboidrati fanno sì che il prezzo del mangime sia più basso e accessibile per il consumatore, ma non è un alimento di qualità per il nostro amico quadrupede. Infatti, esistono pochi mangimi che si avvicinano qualitativamente a diete basate in cibo reale, come può essere la dieta BARF per cani. Non vi sono invece dubbi sul fatto che il gatto sia onnivoro o carnivoro. Si sa con certezza che il gatto è un rigoroso carnivoro. Ciononostante, i mangimi lavorati per loro contengono anch'essi carboidrati. Una dieta di alta qualità per un cane è quella basata in proteine animali, potendola complementare o arricchire con alimenti vegetali. I cani sono animali carnivori facoltativi, il ciò significa che hanno tutte le caratteristiche che definiscono i carnivori, sia a livello anatomico che fisiologico, ma per alcune ragioni, di cui vi parlerò di seguito, sono capaci di digerire e assimilare le sostanze nutritive come i carboidrati presenti in alimenti come cereali, legumi e frutta. Ciò si deve all'epigenetica, ovvero la forza che l'ambiente esercita sulla genetica degli esseri viventi. Durante il processo di addomesticamento del cane, che è ancora oggetto di studi, l'adattamento dall'ambiente potrebbe aver causato dei cambiamenti nella sintesi degli enzimi responsabili della digestione dei nutrienti. I cani si sono dunque abituati a cibarsi degli scarti degli umani, fatto che ha portato a che oggi i cani possano assimilare molti nutrienti di origine vegetale. Ed eccoci giunti alla fine del video di oggi. Se ti è piaciuto il contenuto e vuoi saperne di più, non dimenticare di mettere like e di iscriverti al canale. Alla prossima!